Per realizzare l'architettura di questa vettura, Ferrari ha sfruttato al massimo la sua capacità di innovare. La vettura è infatti realizzata per garantire una maggiore efficienza aerodinamica, una distribuzione dei pesi ideale, la massima riduzione possibile dell'altezza baricentro e soprattutto una perfetta integrazione del nuovo sistema ibrido, il tutto senza penalizzare abitabilità ed accessibilità, mantenendo una vettura di dimensioni contenute. Il telaio è caratterizzato da una maggiore rastremazione in pianta e da una riduzione dell'altezza per ottenere una maggiore efficienza aerodinamica. La distribuzione dei pesi ha permesso di concentrare il più possibile le masse all'interno del passo, assicurando stabilità, prontezza di risposta e trazione della vettura in ogni condizione, con il 59% del peso al posteriore. Il baricentro è stato abbassato di 35 mm, riprogettando la disposizione e l'integrazione di tutti i principali componenti e l'interfaccia uomo-macchina, per ottenere un miglioramento dell'handling e della reattività della vettura. Una delle sfide più grandi del progetto è stata l'installazione del sistema ibrido. Nello stesso passo lunghezza della Enzo, infatti, sono stati alloggiati sistema ibrido e cambio F1 a doppia frizione, con relativi sottosistemi di raffreddamento. Grazie al lavoro estremo di integrazione, convivono in sostanza le meccaniche di due vetture nello spazio in precedenza occupato da una sola. La Ferrari è costruita intorno al pilota per assicurare un feeling unico con la vettura, una sensazione di grande compattezza e una posizione di guida ottimale. La posizione del pilota sulla Ferrari rappresenta una rottura rispetto alla Enzo, dove la presenza del sedile aumentava la distanza della seduta dal fondo scocca. L'altezza del posto guida e la postura reclinata influiscono direttamente sull'altezza complessiva della vettura. Sfruttando lo studio della posizione ergonomica della F1, dove l'alloggiamento del pilota prevede una posizione più bassa e distesa, l'appoggio della seduta avanzato, la maggiore inclinazione del busto e il relativo angolo di gambe e braccia rappresentano il riferimento per la Ferrari, che diventa il punto d'incontro tra le vetture sportive e la monoposto di Formula 1. Un risultato ottenuto realizzando un sedile integrato al telaio con una forma personalizzabile che aumenta la sensibilità di guida. Anche la pedaliera viene regolata per assicurare il corretto angolo delle gambe nell'ottica della sicurezza e precisione di comando freno e acceleratore. Il volante viene regolato in profondità e altezza e offre l'impugnatura ideale anche nelle manovre ad elevato angolo di sterzo che richiedono l'uso in combinato delle leve cambio. Così come sono stati riprogettati i componenti hardware per ottimizzare l'ergonomia dei comandi, anche il flusso informativo verso il pilota è stato pensato per garantirgli le informazioni nel modo più immediato ed efficace possibile in ogni condizione di guida. Con questa finalità è stato sviluppato il nuovo quadro di bordo che massimizza lo sfruttamento dello spazio utile per visualizzare informazioni attraverso un display da 12,3 pollici. Consente, grazie alla riconfigurabilità, di mostrare una schermata racing per l'utilizzo in pista. Alloggiato in posizione alta a filo volante, il quadro è inoltre studiato per una rapida e facile consultazione, mantenendo il campo visivo sempre rivolto alla strada. Il lavoro di progettazione, dimensionamento e posizionamento dei componenti sulla F-150 è stato declinato per massimizzare le prestazioni con risultati d'eccellenza in tutte le aree.